Due incendi in rapida successione. Il primo, la notte tra il 23 e il 24. Il secondo, meno distruttivo, la notte tra il 25 e il 26 dicembre, hanno danneggiato il centro sociale La Strada, nel quartiere Garbatella, a Roma. Il secondo incendio è doloso. Sul primo si aspetta il referto dei vigili del fuoco. I rappresentanti della strada credono che sia doloso anche il primo e hanno un'ipotesi sul movente. Pensiamo più che altro che un'intimidazione di questo tipo non ha niente di politico, ma un'intimidazione di tipo mafioso che vuole colpire l'attività che il centro sociale della strada da 20 anni a questa parte, da quasi 20 anni a questa parte, fa intervenendo socialmente e politicamente dentro questo quartiere, dentro questa comunità territoriale. La Garbatella, che nasce come quartiere popolare, si è molto rivalutato negli ultimi anni e non si può escludere che lo spazio occupato dal centro sociale faccia gola a qualcuno. Dal centro è partita una campagna per la raccolta del denaro necessario a riparare i danni. Hanno deciso di attraversare il quartiere con un corteo festoso e molto rumoroso, aperto dai bambini che frequentano le attività del centro, a cui si sono uniti molti abitanti del luogo con cani e carrozzine. Una sfilata per mostrare la volontà del centro sociale, che è attivo dal 1994, di voler ripartire al più presto con tutte le sue attività.